armonia e sincronicità sono la regola per chi, seguendo un percorso di conoscenza di se stesso, è giunto a percepire un contatto sempre più profondo con il creato e con il creatore. Armonia e sincronicità sono la naturale conseguenza della connessione con tutto ciò che è. Vedi, noi esseri umani siamo una manifestazione di qualcosa di più grande, di una creazione di cui siamo parte fondamentale. Ci siamo evoluti in millenni, divenendo ciò che siamo, vivendo in profonda connessione con tutto il creato. Questa connessione è sempre presente, se solo impariamo ad ascoltarla, se solo impariamo a riprendere con essa il contatto. Ti sarà capitato di passeggiare in un bosco o di trovarti al mare o in montagna e percepire una sensazione di benessere, di pace, di connessione profonda. Ecco, coltivare quegli stati di vicinanza con la natura ci aiuta sempre più a sentirci in armonia. Noi esseri umani funzioniamo meglio quando riusciamo a essere calmi, tranquilli, quando riusciamo a raggiungere questi stati contemplativi. Oggi sappiamo che questo avviene anche grazie a pratiche meditative, dove il nostro sistema nervoso funziona a delle diverse frequenze che possiamo osservare grazie a strumenti come la PET, come la risonanza magnetica funzionale. Aree diverse del nostro sistema nervoso si attivano, dandoci una sensazione di armonia, dandoci una profonda sensazione di connessione e di senso anche. Perché vedi, quel contatto con il creato ci dà proprio una sensazione di connessione profonda, come se tutto quello che accade intorno a noi, come se tutto ciò che esiste abbia un suo significato. Questo è qualcosa da poter solo sperimentare, difficile da poter spiegare a parole, ma vivendo quegli stati di connessione profonda che appunto possiamo sviluppare con una pratica quotidiana, la percezione che possiamo avere è davvero quella di essere una parte integrante di tutta questa creazione, di tutta questa bellissima creazione. E allora ecco che nella nostra vita, mantenendo salda questa connessione profonda, iniziamo a percepire sempre più armonia, sempre più sincronicità, intravedendo, come ti dicevo, anche un fine, un significato, dandoci sempre più l'impressione di essere parte di qualcosa di più grande, dove anche gli eventi che possiamo incontrare nella vita, le difficoltà anche che possiamo incontrare, iniziano ad assumere una prospettiva diversa, quando riusciamo a ritornare in contatto con noi stessi e quindi a risentirci connessi con il tutto. Ecco che allora iniziamo ad avere una prospettiva diversa anche nella interpretazione, rielaborazione delle storie della nostra vita, riuscendo a comprenderne forse un disegno più ampio, una visione più completa, che riesce a dare ad esse, anche quindi agli eventi difficili, un senso, un significato, che possiamo così imparare a vedere e amare e a comprendere, riuscendo davvero a vivere con sempre più serenità la nostra esistenza.